Ricetta numero 360, lingua alla scarlatta. Alla scarlatta. Perché prende un bel colore rosso ed è, per aspetto e gusto, un piatto ben indovinato. Dovendovi parlare di lingua, mi sono venuti alla memoria questi versi del Leopardi. Il cor di tutte cose al fin sente sazietà del sonno, della danza, del canto e dell'amore, piacere più cari che il parlare di lingua, ma sazietà di lingua il cuore non sente. È vero. Il prurito della loquacità non si sazia con gli anni, anzi cresce in proporzione, come cresce il desiderio di una buona tavola, unico conforto ai vecchi, ai quali però le inesorabili leggi della natura impongono di non abusarne sotto pena di gravi malanni. L'uomo, nella vecchiaia, consuma meno e l'azione degli organi, facendosi via via meno attiva e le secrezioni imperfette, si generano nel corpo umano umori superflui e malefici, quindi dolori reumatici, gotta, colpi apoplettici e simile progenie uscita dal vaso di Madonna Pandora. Tornando alla lingua di cui devo parlarvi, prendetene una di bestia grossa, cioè di vitella o di manzo, e con grammi 20 o 30 di San Nitro, a seconda del volume, strofinatela tutta finché l'abbia tirato a sé. Dopo 24 ore lavatela con acqua fredda, diverse volte, e così umida, strofinatela con molto sale, lasciatela sul medesimo 8 giorni, avvertendo di voltarla ogni mattina sulla sua salamoia prodotta dal sale che si scioglie in acqua. Il modo migliore di cucinarla, essendo di farla lessa, mettetela al fuoco con acqua ghiaccia, la sua salamoia naturale, un mazzetto guarnito e mezza cipolla steccata con 2 chiodi di garofani, facendola bollire per 3 o 4 ore. Spellatela quando è ancora a bollore, lasciatela raffreddare e mandatela in tavola. Sarà poi un rifreddo eccellente e signorile se la contornerete con la gelatina numero 3. Si può servire anche calda o sola, o accompagnata da patate oppure da spinaci. È un piatto da non tentarsi nei grandi calori estivi, perché c'è il caso che il sale non basti per conservarla.